Salve a tutti, sono Matteo. Forse vi ricorderete di me per qualche tutorial di 3ds Max o di RealFlow, ma in questo caso, questo tutorial vedremo invece Houdini. Andiamo a vedere quindi subito una piccola differenza rispetto alla versione standard, che mi sono personalizzato completamente l'interfaccia, o comunque in gran parte le palette, alcune sono nascoste, come per esempio questa con i vari comandi basilari come muovi, sposta e di selezione. Le mie shelf sono momentaneamente nascoste. Questo perché almeno ho più spazio per poter lavorare. Vi ricordo che tale operazione si può fare da Windows, Desktop, se clicchiamo su Build, praticamente torneremo a quella di default, mentre da Windows, Desktop, Animate, per esempio, possiamo passare a quella per il settore di animazioni e così via. Addirittura possiamo anche crearcene una noi personalizzata. Io me ne sono creata una, ovviamente l'ho chiamata come Matevil Desk e andiamo subito a lavorare. In questo tutorial vedremo piccola preview delle particles basilari di Houdini. In Houdini esistono tre tipologie di particles. Esistono le particles standard, quindi io posso crearmi una qualsiasi nodo di geometria. Al suo interno, andiamo a nascondere velocemente i parametri, P da tastiera. Selezionando il nodo si possono attivare i parametri. Se il nodo ovviamente non è selezionato o ce n'è un altro, se non è presente, non ci saranno parametri in scena. Infatti, vediamo che togliendolo e premendo P non abbiamo operatore di parametri. Andiamo quindi a generarci un nodo di particles. E questo è, diciamo, il nostro nodo basilare di particles. Ho detto che ne esistono di vario genere, poiché io potrei avere anche una pop network. Della pop network ne abbiamo due tipologie, abbiamo quella standard network e network old. Qual è la grande differenza tra queste due? Andiamo a vedere molto velocemente. Se faccio una pop network è una pop network old. Innanzitutto è l'icona, non sembra, ma è diversa. E entrando dentro troviamo già un sistema, come quando andiamo a generare un sistema di automatico, per esempio per i rigid body. Con U torniamo a livello superiore e con I entriamo dentro il nodo selezionato. Selezioniamo l'altro nodo e vediamo che non ci sono assolutamente nessun nodo, quindi vuol dire che la nostra struttura la dobbiamo andare a creare noi. Mentre le particles sono praticamente già un nodo di particles che permette di agganciare delle geometrie, dei nodi, qualsiasi elemento per poter poi andare a generare direttamente in viewport le nostre particles. Diciamo che questa tipologia, la PopNet o la PopNet Old, è molto simile, se siete pratici per esempio di 3ds Max, del Particle Flow, mentre le particles sono invece più simili agli emettitori standard, quindi andiamo a cancellarli per il momento. Dobbiamo quindi, ora vediamo che ci dà un warning e vediamo col tasto destro qual è il warning, non è stata specificata nessuna sorgente. Questo perché per dare una sorgente qui abbiamo tre nodi di input, l'input con la sorgente, la collisione e le forze. Per dare quindi una sorgente noi possiamo attivare o una qualsiasi geometria, come per esempio una sfera, un piano, o un punto anche soltanto un punto, oppure possiamo tranquillamente andare a inserire un locator. Andiamo per comodità a generarci invece un piano. Quindi grid, inseriamo un nodo di transform e spostiamolo verso l'alto e scaliamolo leggermente. E andiamo ad associarlo alla nostra sorgente. Perché io preferisco utilizzare un nodo di transform invece che andare a editare direttamente le proprietà che troviamo nel nodo iniziale? Questo perché almeno io avrò sempre la possibilità di tornare indietro e utilizzare un nodo attivo, quindi un nodo totalmente di default con i parametri praticamente basilari, senza andare a distruggere, quindi andarmi a creare una mia struttura lineare parametrica e averla un pochino più versatile rispetto che ad altri sistemi. Notiamo che cliccando praticamente su Particles vengono praticamente già generate delle particles. Queste particles, vari parametri, li ritroviamo riportati nella palette dei parametri e troviamo infatti uno state, quindi uno stato iniziale, quando inizierà, quando invece saranno già presenti le nostre particles. Corriamo, ok, in questo caso sono bianche, quindi nel caso invece avessimo D da tastiera
grid background, un background chiaro, gray oppure light. Le nostre particles sono di colore scuro, ok? Quindi in automatico vengono rigenerate. A questo punto dobbiamo assolutamente, possiamo dire innanzitutto, di partire da zero, quindi avere un pre-roll per esempio di 10 e vediamo che già al frame 1 le particles sono presenti in scena. Il jittering bears sono delle tipologie per tutti i punti oppure per singola particles, e possiamo scegliere dove fa effettuare il loop sui vari punti. Questo lo vedremo a breve che cosa significa. Force è quello che riguarda le forze. Noi possiamo anche attivare una forza esterna oppure per avere degli effetti, per esempio, di gravità, oppure lavorare direttamente con il pannellino che troviamo all'interno del nodo delle particle. Quindi, per esempio, io potrei dare un parametro come meno 1. E vediamo che le mie particles sono già presenti in scena. Notiamo anche già un altro aspetto, però magari iniziamo dal pre-roll, lo riportiamo a zero, che le particles vengono generate a strati, cioè i primi punti che saranno generati saranno tutti lineari, avendo la mia griglia, quindi avendo il mio piano. Essendo generate sui vari punti, saranno generate con un ordine che va da 0 a quest'altro vertice, che in questo caso è il numero 99, e ripartendo poi da 0 a 99, quindi avrà 0, 1, 2, 3, 4 e 99, e poi 0, 1, 2, 3, 4 e 99, e così via. Quindi avremo questa successione abbastanza lineare. Questo perché viene data comunque tramite i punti, quindi che abbiamo in questo caso, abbiamo qui i punti tramite loop. Quindi vediamo che cosa succede andando a cambiare vari iconi. In questo caso rimane praticamente uguale. C'è un metodo che preferisco, è quello di andare a segnare per esempio un nodo di scattering o di sort. Vediamo come funzionano entrambi tramite il nodo di scattering di scatter. Abbiamo la possibilità, per esempio 1500, di definire una posizione diversa dei punti sul nodo di particles. Vediamo infatti che abbiamo un sistema a random di generazione. Oppure tramite un sort, quindi facendo uno shake si va a eliminare il nodo, selezionando invece la linea tab sort, un nodo che permette, oltre a creare dei cambiamenti come di qualsiasi di altra tipologia, possiamo dare random, e anche in questo caso tramite per esempio un seed oppure primitive random, però in questo caso sui punti, perché stiamo lavorando con dei punti, possiamo assegnare un altro valore. Assegnare magari lo scatter, che è più interessante. Per la velocità possiamo dare anche lavorare sul punto vero e proprio tramite un altro nodo che è il point, il quale permette alla voce particles di assegnare alcuni attributi che possono essere la massa, la tensione, l'elasticità, la velocità, il vettore di up, vector up, il fattore di scala, l'istanza. Per esempio a velocity possiamo fare aggiungi velocity e la velocità sarà fatta tramite la velocità per x. E potremo moltiplicarla per esempio per 2, oppure moltiplicarla volendo per 4, così è più visibile. Lo stesso vale per l'asse delle y, che in questo caso è quello verticale, e l'asse delle z. Vedere che cosa succede. Andiamo a disabilitare la forza, portiamola a 0, così almeno avremo sempre riferimento. In questo caso non cadono, ma sono più veloci nella generazione. Quindi mettiamo meno 1 giusto per vederlo. Vediamo che sono abbastanza veloci, sono più veloci rispetto a prima. Quindi potremmo lavorare con vettore della velocità, oppure addirittura potremmo assegnare anche le normali. Quindi io potrei, prendendo nx, dire che
sto lavorando in base alla direzione delle normal. Ok, in questo caso lasciamo V per non confondere troppo le idee. Anzi, disabilitiamo pure questo nodo momentaneo. E utilizzeremo soltanto l'external force. External force possiamo portarlo per esempio a meno 4. Poi abbiamo il wind, che è una forza di vento, quindi una direzione di vento sempre in base alla x, quindi in base a questa linea qua, in base agli assi, in base alla x. Se io do un valore positivo di 10, per esempio, saranno spostate con la velocità di 10. Ok? Mentre la turbolenza agisce sempre sui vari assi, anch'essa come il vento, come altri fattori. Quindi io potrei avere, per esempio, diamo 2, è una turbolenza di, diciamo, quella della Z, che è quindi questo asse qua, di 10, molto alto. Vediamo come esse siano generate con questa turbolenza. Ok. Particles, abbiamo come vengono generate, quindi quali proprietà hanno, se hanno una massa, quindi posso assegnare un ID o assegnare un attributo di massa, un attributo del drag, quindi trattenimento, il burst, quante vengono generate, e la vita. La vita viene data ovviamente in secondi, quindi io potrei, se do un 1, e il vita variation, naturalmente la variazione del life expense, se do 1, al frame 24, ogni 24 frame mi vengono cancellate. Limit invece è l'interazione in base a una collisione, quindi a uno collision. Andiamo a generarci un oggetto di collisione, quindi anche in questo caso tab grid. Possiamo assegnare per esempio un mountain per dare un po' di variazione, e volendo aumentiamo le sue subdivision. Ok, aggiungiamo un poly extrude, un pochino, già che ci siamo andiamo anche a chiudere le superfici, quindi dalle option output back. Ovviamente io da qua su posso fare list shader, ah già ok, sono in ghost, quindi praticamente non le vedo. Andiamo a crearci un nodo di merge, qua inserirò le mie particles e il mio piano. Magari posso inserire le subdivision dopo il piano. Nascondiamo la griglia con gita da tastiera volendo. A questo punto andiamo a vedere come si comporterà l'interazione delle nostre particles sulla nostra geometria, che è considerato un oggetto di collisione e già varia il suo colore in blu. A questo punto abbiamo qui del limit plane, che praticamente definisce quanto sarà grande il piano ipotetico, quindi non è visualizzabile, però è ipotetico, di come interagiscono le particles. Quindi se io per esempio qui avessi uno, e anche qui meno 1, meno 1 e meno 1, praticamente dalla sorgente si crea un raggio di azione di 1 e meno 1 per tutte le direzioni. E infatti vediamo che le particles praticamente non vengono generate. Quindi se diamo invece valori più alti, logicamente vengono generati.
vengono generate solo in quel determinato raggio di azione di 100-100-100. Portiamolo al valore di default. Aumentiamo la vita delle particles, ad esempio 3, variazione abbiamo 1. Queste modifiche sfortunatamente non sono dirette, non sono proprio immediate nella viewport, quindi non sono on fly, è positiva e allo stesso tempo è anche negativa. Abbiamo 4 e 2. Abbassiamolo un po'. Ok. Adesso andiamo a vedere quindi come poter creare dei rimbalzi su questa nostra geometria. Per creare dei rimbalzi su questa nostra geometria, da limit abbiamo cosa succede al momento quando le particles toccano la nostra geometria, muoiono al contatto, rimbalzano oppure fanno un effetto di stick. Con bounced logicamente e se rimbalzano. E quanto rimbalzano? Rimbalzano per il valore di tangenza e di normale. In base alla normale io posso dare 2, rimbalzeranno molto di più. 4 in base alle normali, vediamo che infatti schizzano verso l'alto. Possiamo dare, non diamo 0, perché se diamo 0 avremo poi comunque la compenetrazione di alcune particles, quindi un minimo di valore 0,25 diamolo. La tangenza, vediamo come funziona la tangenza. Logicamente più è alta, più schizzano verso in maniera tangente, quindi io potrei dare 1,5. Ok. Addirittura potrei anche generare delle altre particles, generare delle altre particles al momento del contatto. Abbiamo uno per. Quindi, cosa succede quando entrano in contatto, in interazione con il piano? Vengono splittate al contatto o alla morte. Quindi, al contatto, e come vengono splittate da un minimo di 0 a un massimo di 3 oppure 6. E poi abbiamo la velocità per i tre assi e la velocità, la variazione per i tre assi. Andiamo a vedere cosa vuol dire. Vediamo che praticamente vengono generate, qui metto 2, ne verranno generate molte meno. Vediamo che come sistema di particelle praticamente abbiamo racchiuso una sola tipologia di emettitore, non abbiamo tanti emettitori come per esempio il Super Spray o il Blizzard che possiamo trovare in 3ds Max, ma con un solo nodo praticamente possiamo avere comunque varie opzioni e andare a ricreare degli effetti abbastanza utili o comunque semplici e simpatici da utilizzare all'interno dei nostri effetti. Logicamente questo nodo è un nodo molto basilare, ma possiamo anche utilizzare nodi più avanzati come appunto il PopNet e il PopNet, quello diciamo delle vecchie versioni, che è stato introdotto dalla versione 13, mentre fino alla versione 12 veniva utilizzato una sola tipologia di PopNet. Sicuramente utilizzare il Pop Network, che ha già al suo interno comunque delle impostazioni che ci permettono, già un solver diverso, ci permettono di andarlo a generare, diciamo abbiamo dei parametri ma di maggior controllo rispetto ai modelli standard. Inoltre abbiamo anche la possibilità di inserirlo tramite le cache, quindi abbiamo già una cache visuale in fase di lavorazione. Questo è un aspetto da non sottovalutare, specialmente quando si lavorano con tante particles e si vanno a creare degli effetti che sono sicuramente molto più complessi rispetto a magari un effetto come questo, potrebbe essere pioggia o semplicemente dell'acqua che va a infrangersi su un piano e quindi va a generare un determinato effetto. Quindi si possono avere sicuramente delle situazioni differenti sempre in base a quello che dobbiamo generare.
Logicamente ora qui abbiamo una barra blu, questo perché abbiamo la nostra pop network. Se la vado ad eliminare, vediamo che da pop network praticamente non c'è più, e quindi non c'è più la fase di cache, di calcolo della cache. Bene, con questo è tutto. Spero vi sia piaciuto questo primo tutorial un pochino introduttivo sul mondo delle particles in Houdini. E spero di rivedervi presto sempre sui nostri canali di YouTube e Vimeo o sui vari forum dove scrivo. E quindi non mi resta che augurarvi buona particles a tutti.